Adesso ovviamente aspettiamo la firma, quindi non dire gatto se non ce l'hai nel sacco, però da quello che si è ottenuto al tavolo stanotte già possiamo dire che non ci sarà il Jobs Act nell'azienda, i lavoratori saranno assunti con l'articolo 18, che ci saranno 10.700 assunzioni come base di partenza, non ci saranno i esuberi, tutti riceveranno una proposta di lavoro da Mittal. Devo dire che è stato per ora un buon lavoro, però aspettiamo la conclusione e quindi la firma. Territoriale. Chiedo scusa a tutti, ma sta parlando Di Maio perché l'altra notizia del giorno è che Ilva non chiuderà, è stata trovata un'intesa tra governo e sindacati e azienda. Parla Di Maio, lo ascoltiamo. Prima di tutto ho voluto verificare la legalità. È chiaro che, come vi ho detto, ci siamo ritrovati in una condizione in cui il paradosso era che l'azienda si era sempre comportata bene, ma la procedura era viziata. Questo vizio comunque non ha permesso di ritirare la gara, perché l'interesse pubblico concreto e attuale non c'era, in quanto stiamo parlando di fatti risalenti a 2 anni fa. L'unica altra azienda che correva a questa gara non esiste neanche più, la cordata c'è a Italia. E quindi a queste condizioni noi abbiamo cercato di fare il meglio possibile e abbiamo, credo, ottenuto dei buoni risultati. Il primo è che tutti gli operai saranno assunti con l'articolo 18, quindi il Jobs Act non entra in fabbrica. Numero due, che si arriva a 10.700, quando ricordiamo che il punto di partenza di Mittal era 8.000 assunti, poi si è arrivati a 10.100, arriviamo a 10.700 ma senza esuberi, vuol dire che tutti quelli che non riusciranno ad essere coinvolti nelle procedure di esodo e nelle altre collocazioni che abbiamo individuato riceveranno una proposta di lavoro da ArcelorMittal. Poi c'è il tema ambientale, io sono un cittadino della terra dei fuochi, quindi posso capire che cosa abbiano vissuto e che cosa stiano vivendo i tarantini. E come dalle mie parti mi venivano a dire, abbiamo scritto nero su bianco che ci vuole questo impegno ambientale, e io dicevo, e noi dicevamo come cittadini della terra dei fuochi, vogliamo i fatti, non le carte, allo stesso modo ai cittadini di Taranto dico che staremo attenti ai fatti e non solo alle carte. E per questo abbiamo introdotto delle migliorie al piano ambientale, abbiamo fatto quello che si poteva, ma sono state introdotte delle migliorie al piano ambientale che prevedono dei termini intermedi di realizzazione di alcuni interventi, e quei termini intermedi riguarda anche il passaggio da 6 a 8 milioni di tonnellate nella produzione, che non potrà essere automatico ma passerà per una certificazione da presentare al Ministero dell'Ambiente, in cui bisognerà dimostrare che non si aumenta il livello di emissioni. Abbiamo aumentato il numero di controlli, abbiamo aumentato le garanzie occupazionali, abbiamo aumentato il numero di occupati, però adesso pensiamo a Taranto e ai tarantini che dipendono in questo momento dal destino dell'Ilva, ma dovranno sempre meno dipendere dal destino di una sola azienda e invece dovranno sempre più dipendere da un progetto di sviluppo, di crescita di quella città che non ha niente da invidiare alle più belle città europee, alle più belle città del Mediterraneo, ma che è stata abbandonata e ha visto un periodo di espropriazione continua di presidi culturali, produttivi, di lavoro. Adesso è il momento di portare in legge di bilancio risorse speciali per Taranto e di fare una legge speciale per Taranto, perché oltre all'Ilva c'è tutto il resto del territorio che è abbandonato e che soprattutto ha un problema di salute e che deve avere il diritto di tornare a respirare. L'amministrazione straordinaria, che risponderà a dei commissari individuati ovviamente, che sono i commissari che rispondono al governo, l'amministrazione straordinaria si premurerà di ottenere il massimo obiettivo, che è quello di far rispettare gli impegni presi in termini ambientali e soprattutto di far tornare a respirare i cittadini di Taranto. Ci vorrà molto. Tutto quello che abbiamo potuto fare lo abbiamo fatto in questi 3 mesi. Ci è stato chiesto di risolvere in 3 mesi un problema abbandonato per 6 anni o per oltre 20 anni. Lo abbiamo fatto in parte, ma c'è ancora tant'altro da fare. Oggi inizia solo un percorso. La Lega deve restituire 49 milioni ora che la sentenza è definitiva. Guardi, la sentenza fornisce ai magistrati tutti gli strumenti per reperire i fondi. Come è sempre stato detto e come ho sempre detto, in questo momento i fatti che vengono
di cui viene accusata la Lega risalgono ai tempi di Bossi, quindi sappiamo benissimo che c'è una sentenza, le sentenze si rispettano e si va avanti. Ma vi imbarazza però questa alleanza con un partito che fino a ieri avevate indicato come il partito di corrotti e divenuto? I fatti riguardano il periodo antecedente alla gestione Salvini della Lega. Quindi non avrà alcuna ricaduta sulla vita del governo? Ah, da parte nostra no. Se non li restituisce non cambia nulla quindi per voi? Guardi, non è che se non li restituisce, oggi la magistratura ha gli strumenti per andarseli a prendere, il tempo se ci sono oppure no, è questo il punto. Calenda ha detto che lei ha fatto retromarcia su va bene. E oggi no, mi prendo la libertà, perdonatemi, ministro, di non rispondere al mio predecessore. Lei voleva annullare la gara di ArcelorMittal, poi ArcelorMittal ci ha deciso di fatta forma. Cosa le fa cambiare idea? Cosa le ha fatto cambiare idea? No, non è stato nessun cambio di idea, è la naturale continuazione di un processo. Io ho sempre detto che servivano due condizioni per ritirare la gara. La prima l'abbiamo verificata, una gara illegittima, e lo continuo a dire, c'è stato eccesso di potere. È venuto fuori anche da quello che abbiamo discusso con sia l'ANAC che l'Avvocatura dello Stato. L'altro semaforo verde che si doveva illuminare era l'interesse pubblico concreto ed attuale. Ed è quello che in questo momento non si illumina come semaforo verde e che non ci ha permesso per legge di poter revocare la gara. Per questa ragione, tra le tante cose, abbiamo creduto in questo accordo, perché a questo punto, visto che il 15 l'azienda sarebbe entrata comunque dentro l'Ilva di Taranto, allora a quel punto ci siamo messi al lavoro per collaborare ad ottenere il miglior accordo sindacale possibile, il miglior accordo ambientale possibile. Ovviamente tutto è stato fatto nei termini di legge e la legge la deve rispettare prima di tutto un ministro della Repubblica. Okay, pubblicherete il contratto? Pubblicherete il contratto? Tutti gli impegni che ho assunto li terrò fede agli impegni che ho assunto al puntino, alla data. Ma quindi i suoi elettori a Taranto chiedevano la chiusura dell'Ilva, come giustifica il fatto che rimane aperta? Guardi, aveva detto che sarebbe il tema è molto semplice, ma presto ci sarò e ci andrò, io ci ho messo la faccia ed è molto semplice la questione. Oggi un annullamento della gara senza le motivazioni di legge che sussistono per annullare la gara avrebbe determinato una sola cosa, che Mittal andava al TAR, faceva ricorso, vinceva e il 15 settembre entrava dentro l'Ilva non con 10.700 assunti, l'articolo 18, le migliorie ambientali, ma c'entrava con meno assunti, meno tutele per i lavoratori e senza accordo sindacale. E questa è la decisione che abbiamo dovuto prendere. Il tema vero è che quel contratto che è stato stipulato con ArcelorMittal un anno fa dal precedente governo è stato un contratto che è stato tenuto nascosto per troppo tempo e noi l'abbiamo sostanzialmente, diciamo così, desecretato alla fine di aprile e da lì poi è iniziato il percorso che quando si è formato il governo ha visto gli accertamenti sulla gara. Tutto quello che è stato possibile fare per legge e tutto quello che non è stato possibile fare non lo è stato possibile per legge. Grazie a tutti, grazie mille.